seconda classificata è prima Ottobrino Antonella, quarto Stefano Rosseto e poi voglio anche qui per questa premiazione l'assessore allo sport Alberta Ricciati. Grazie per la presenza Alberta, e qui voglio due parole all'assessore, se un attacco ci siamo o no. Assessore, due parole da me, voglio, se era abituata a vedere un grosso numero di partecipanti, e due parole, e infatti facciamo. Pronto, Alberta Ricciati, assessore del comune di Campigna Marittima, allo sport. Mette sotto, sotto. Salve a tutti, io tanta gente effettivamente l'ho vista poche volte, tutta insieme, soprattutto per una causa nobile, perché oltre a correre giustamente a fare la propria gara e fare un monumento, perché mi ho vista andare velocissimi, corro anch'io, ma 10 km in mezz'ora non li faccio. Dicevo, per una causa nobile, perché ricordiamo un ragazzo di Venturina, purtroppo scomparso troppo presto, e voglio cogliere l'occasione, insomma, ovviamente per ricordarlo, questa iniziativa serve anche a questo, e per ringraziare la famiglia che per la seconda volta ci ha dato la possibilità di ricordarlo così, quindi con lo sport, che era una delle sue passioni. Credo che sia il miglior modo per rendergli onore. E per una seconda, finalità, anche questa molto nobile, cioè ricordare questo ragazzo ci dà la possibilità di aiutare una bambina piccolissima che ha già subito un intervento, senza il quale insomma la vita non sappiamo come le sarebbe andata, non tutti hanno la possibilità di farlo. Io vi colgo l'occasione per ringraziare la Bottega del Sorriso che insieme all'associazione Sarawi e ora sì, Giovanna. Seconda e prima. Ci siamo.